Foligno di Scena Santa Maria vuol lasciarsi dietro gli scricchiolii contro Orvietana e Narnese. L'Angelana però è una squadra in salute dopo gli 8 punti conquistati nelle ultime 4 partite. Tra i giallorossi esordisce il neoacquisto Fonti, che rimpiazza il partente De Luca. 11 titolare pure per il Foligno, al netto della defezione di Francioni, sostituito da Giabbecucci, arbitra Volpe di Vibo Valencia. Partita bloccata per buona parte del primo tempo, difese attente e squadre corte. In avvio Scopetti ci prova su punizione, Roani allontana. Ci prova da lontano pure il Foligno tra il 23esimo e il 26esimo, con Gorini e Ginai. In entrambe le occasioni è attento Mazzoni. Deve esibirsi in un tuffo acrobatico il portiere giallorosso invece al 29esimo, nell'anticipo di testa su Ginai. Sono segnali di crescita però del Foligno, che va in gol al 30esimo con un colpo di testa di Zanchi che realizza da calcio d'angolo. Al 32esimo c'è la reazione dell'Angelana, sulla destra orchestra Bastianini, ma Roani è bravo in uscita bassa su Ubaldi. Foligno che sembra in controllo della situazione, ma al 45esimo Catani dalla sinistra torna sul destro, il suo corsa al centro trova pronto Ubaldi, che tenuto in gioco da Petterini batte Roani per 1-1. Avvio di ripresa e il Foligno rimette le cose a posto, tornando in vantaggio. Peluso parte sulla sinistra, Mazzoni respinge una prima volta, poi una seconda su Ginai, ma nulla può al terzo tentativo, che con Peluso che mette a segno il 2-1. Poteste giallorosse su una presunta posizione di fuorigioco proprio di Peluso, parola alle immagini. Valentini toglie Confessore ed inserisce Muzani, arrivato in settimana dal Bastia, con Ubaldi ispirato a chiogiovare Fonti in avanti. È il Foligno però a sfiorare la terza rete al 65esimo, ma Mazzoni è fenomenale sulla punizione di Peluso. Con l'inserimento di Passeri per Barbacci poi Valentini schiera l'artiglieria pesante, anche se negli spazi il Foligno ci sa andare. È il minuto 77esimo quando un'azione prolungata porta al tiro Gorini, che non ha però una buona mira. Sull'altro fronte al 40esimo sfonda Catani sulla destra, cross rasoterra con Ubaldi che si vede murare la propria conclusione. Pure nel finale però l'azione più pericolosa è del Foligno, con Mazzoni che ipnotizza Peluso a tu per tu. È solo 2 minuti deve aspettare Peluso per il gol. Al 91esimo azione devastante di Giabbecucci sulla sinistra e Peluso di testa sigla il 3-1. Con il tecnico del Foligno Armillei commentiamo una vittoria del Foligno convincente sia dal punto di vista del risultato che dal punto di vista della prestazione. Diciamo che il vostro compaesano Mazzoni vi ha evitato, tra virgolette, un risultato molto più largo, no? Allora, io ho visto comunque una bella partita da parte di entrambe le squadre. Poi noi abbiamo fatto, secondo me, qualcosina in più rispetto all'Angelana, soprattutto nel primo tempo. Nel primo tempo la squadra ha giocato, si è espressa alla grande, levato i primi 10 minuti dell'inizio della partita. E poi dopo il secondo tempo è stato un po' più equilibrato, però penso che il risultato finale sia giusto, insomma è giusta la nostra vittoria. La forza del Foligno non è che la scopriamo noi oggi, una squadra che è composta da giocatori importanti, però noi oggi ce la siamo giocata, una partita secondo me equilibrata. Certo loro hanno avuto un po' più di occasione, è stato bravo Elia, però quello che volevo dire è che secondo me sul secondo gol è clamorosa la svista del guardialine, cioè il giocatore che esce dal campo rientra, fa gol, cioè, poi anche questi personaggi devono imparare comunque, quando qualcuno gli chiede spiegazioni, almeno dare spiegazioni, ammettere anche gli sbagli, perché comunque sbagliare è umano, ma è già la seconda domenica che subiamo dei torti arbitrali e questo mi sembra proprio clamoroso, cioè una svista del genere. Quando giochi con il Foligno bisogna stare attenti ai dettagli, perché sennò loro ti puniscono, poi se vengono aiutati così è difficile.